Ciao a tutti, io sono Federico, sono qui a Ceglie più spesso che a casa mia, sembra una cosa strana ma è così, giro tutta la penisola per Linea Verde Orizzonte, adesso sto conducendo ma sono prestato alla cronaca rosa e nera estate in diretta e tornerò a settembre sempre con Linea Verde Orizzonte e con i miei programmi di agricoltura. Quando parlo di agricoltura naturalmente parlo di produzioni, parlo di prodotti eccezionali che solo la nostra nazione riesce ad avere e a regalare a tutti coloro che li vogliono. Parlo spesso di Puglia, credo di aver girato qui in Puglia almeno 6-7 puntate e ogni volta che vengo in questa terra ne esco molto più ricco, riempio il mio paniere di conoscenza quando si va in giro, quando si parla con i produttori, i contadini, coloro che lavorano la vigna, quelli che allevano gli animali, quelli che lavorano piegati alla terra, poi si torna veramente ricchi nell'anima, pieni non solo nella pancia ma soprattutto qui dentro, nella testa. Voi sapete dove sta l'anima? Ve lo siete mai chiesti? Allora ragazzi, ve lo dico io, l'anima non sta nel cuore, il cuore è una pompa, serve a far andare in circolo il sangue, l'anima non sta nel cervello perché ci sarebbe un rapporto troppo difficile tra ragione e sentimento, l'anima sta nello stomaco, sta lì, il posto dell'anima è lo stomaco, infatti se avete una pena d'amore vi si chiude lo stomaco, se avete un problema di stress non mangiate più tanto bene, se c'è qualcosa che non va viene mal di pancia, ma perché questo? Perché è lì che risiede tutta la parte metafisica, quella che ci permette di essere diversi dagli animali. Gli animali sono esseri meravigliosi che ci regalano tanto, ma noi siamo evoluti un gradino superiore e riusciamo ad avere questo rapporto intenso tra ragione e anima. Ogni tanto bisogna far sì che il sentimento prevalga, non bisogna essere solo pragmatici. Quando si viene in Puglia l'anima si espande e tutto il corpo ne è preso, ne è coinvolto. Questo mi succede ogni volta. Io dico sempre che chi tratta il cibo deve sempre rispettare l'origine del cibo. Tutto ciò che mettiamo nel nostro corpo è di origine agricola, qualsiasi cosa, anche il pesce. La pesca, non a caso, è gestita dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. L'acqua, noi li beviamo abitualmente, tu prendi questa bottiglia, la stappi, la bevi e non sai che per far sì che possa finire qua dentro ci mette minimo 7 anni. Piove, scende nelle viscere del terreno, il terreno ce la restituisce, mineralizzata, pulita, migliorata, 7 anni minimo prima di poter finire dentro una bottiglia di plastica oppure dentro un rubinetto, e a volte la si spreca l'acqua, non ci si dà quel giusto valore. Come non si dà valore in modo intenso a ciò che mangiamo? Quante volte vi è capitato di trovarvi davanti a un telefonino, sapere tutto del telefonino, che cosa fa, allora manda questo, Facebook, Twitter, io mi posso collegare, poi posso scaricare, sono socialmente voluto, del telefonino so tutto, ma di quello che metto dentro il mio corpo non so niente, mi avveleno. Noi siamo quello che mangiamo, diceva Feuerbach, lo diceva Platone in senso politico, lo diceva mio nonno che era un contadino, e però se mangiamo cose brutte poi siamo brutti, ricordatevelo sempre, diamo un giusto valore a quello che la natura, la terra, il lavoro duro ci regala. Se voi pensate a un prodotto, non so, da queste parti, olio extravergine d'oliva, meraviglioso, vino, meraviglioso, latticini, pomodori, ecco, se voi pensate a queste cose fantastiche, il grano e compagnia bella, se pensate a queste cose meravigliose, dovete pensare alla fatica che ci vuole per arrivare alla produzione e poi quanto costa, quanto è costato anche nel passato. Chi è che di voi è mai stato nelle Langhe? Qualcuno c'è stato? Va bene, in Salento qualcuno c'è stato? Spero di sì, se non ci siete stati andate sia nelle Langhe, andate anche in Salento. Ecco, due posti bellissimi, perché li ho citati? Le Langhe a breve diventeranno patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Il Salento è un posto bellissimo, tra poco sarà invaso di gente che viene qui alla ricerca di benessere, di spiagge, di sole, di mare, di cibo, di cultura. Pensate che le Langhe, come il Salento, fino a 30 anni fa, 50 anni fa, esageriamo,
venivano raccontati come i luoghi della tristezza e del suicidio. Cesare Pavese raccontava le langhe come il posto della malora. La gente si suicidava, non sapeva che cosa fare, invasi dalla nebbia. Poi qualcuno, per fatica, per necessità, ha iniziato a terrazzare tutto, ci ha messo la vigna, dalla vigna è venuto il nebbiolo, si chiama così perché è originario della nebbia, di quella cosa che portava al suicidio. Dal nebbiolo è venuto fuori il Barolo, il Barbaresco, il Ghemme, Gattinara e tantissimi altri vini eccezionali. Adesso Langhe patrimonio dell'UNESCO, fino a 30 anni fa luogo di suicidio. Pensate anche al Salento, una terra che è stata per lungo tempo abbandonata, completamente così, lasciata lì, non si dava valore realmente a quello che c'era. Sono arrivati degli altri a scoprire il Salento, non siamo stati noi. Sono arrivati dall'estero e hanno iniziato a dire: ma che posto bello, avete tutto, avete due mari, spiagge meravigliose, avete terra pazzesco, prodotti agroalimentari, adesso tutto il mondo vuole vivere nel Salento. Sta succedendo la stessa cosa nella Valle d'Itria. Attenzione, perché si parla di Valle d'Itria come nuova food valley, e non a caso c'è la scuola mediterranea proprio in questo luogo, a Celle Messapica. Si parla della Valle d'Itria come la nuova Toscana, e quando si dice Toscana si parla di Crete Senesi. Quindi il nuovo Chianti Shire, gli inglesi impazziscono, gli olandesi sono matti, vogliono stare qui. Il mare vicino e poi una campagna rigogliosa, ricchissima. Diamo il giusto valore a quello che abbiamo, sono le nostre vocazioni. Voi che studiate sapete che crisi vuol dire passaggio dal greco. Noi stiamo attraversando un passaggio molto difficile. Facciamo in modo che quella luce alla fine del tunnel sia un luogo di vittoria e non sia un baratro. Bisogna puntare sulla scuola. Un paese che non punta sulla scuola e sulla ricerca è un paese senza identità e senza futuro. Noi stiamo puntando su di voi. Qua c'è stato uno sforzo da parte dell'amministrazione comunale incredibile, avversato tra l'altro, come sempre succede quando qualcuno ha voglia di fare, si espone, e si espone alla critica. Chi non riceve critiche? Chi non fa niente? Chi sta in giro a bighellonare non è criticato perché non fa, non propone, non usa l'intelletto, non si mette in gioco. Qua l'amministrazione comunale si è messa in gioco come non mai, per cui io vorrei un plauso vero a tutta la squadra che gestisce questo agglomerato di case, questa comunità che è rappresentata dal sindaco che è qui con noi. Sapete quanti sindaci vedo? Ne avrò incontrati nell'ultimo anno almeno un'ottantina. Io ho scelto il mio sindaco, se tu lo sai, l'ho già detto, mi sono trovato come da nessun'altra parte. Velocità, visione del futuro, e si punta sempre qui a Celle Messapica sui giovani, perché c'è un detto, è un detto indiano che dice questa cosa qui. Noi il mondo non l'abbiamo ereditato dai nostri padri, l'abbiamo preso in prestito dai nostri figli, e dobbiamo sempre ricordarci come vogliamo renderlo. La parola al sindaco. Grazie Federico, troppo buono. Noi abbiamo fatto quello che l'amministrazione dovrebbe fare, probabilmente. Abbiamo dedicato qualche ora della giornata, però alla fine è una scommessa con la città e con il territorio. La cosa importante oggi è vedere tutti queste scolaresche, vedere tutti i presi, ma quello che è più importante è vedere voi, vedervi felici, vedere altri, vedere persone come il dottor Cesare Fiore, che ogni giorno mi ha incalzato: quando abbiamo questa scuola, quando abbiamo questa scuola. Quando il 1 marzo l'abbiamo inaugurato non ci vedeva nemmeno lui. Quindi questo è un successo della nostra amministrazione, ma è un successo dell'intero territorio. E da vedere oggi qui Alma, vedere qui oggi lo Certone, vedere più la figura della signora Laura, lo stesso dottor Pazzese che ha tenuto in questo progetto, per noi è importante. Nessuno immaginava la pandemia che noi oggi andassimo a 9 e 10. Siamo arrivati, stiamo concettualizzando,
Non è semplice perché qui stiamo avendo un po' di azienda, stiamo costituendo delle realtà, stiamo dando dei gestori, stiamo capendo la proprietà dove andrà, come andrà, se ci sono persone disposte comunque a sfruttare il capitale, perché questa è una struttura che ha bisogno di costi di gestione differenti. Fino ad oggi non lo stiamo arrancando, anzi andiamo avanti con grande struttura, visto che questo è importante. Ora abbiamo bisogno di questi ragazzi, abbiamo bisogno di persone come te che stanno perorando il nostro progetto in maniera unica, anzi, prima lo facevi nella unica, ora diventerai cittadino cinese, per cui non ti diremo più nemmeno grazie, anticipiamo che Federico diventerà cittadino cinese al più presto, per cui fino a quel giorno lo ringrazieremo dopo in parte integrale, per cui andrà tutto avanti di brano. Dopo dovrò pagare l'IMU. No, anche perché la condizione è che acquisti un immobile e ti lo supporto, sia diretto che indiretto. Oggi davvero siamo soddisfatti, quindi abbiamo già un quadro diverso, con una visione diversa, perché Antonella sì è sempre stata una grande scelta, però mi mancava l'aspetto tecnico che ci sta, dove si è supportato, non c'è ancora, insomma, persona che ha grandissima esperienza. Io un po' di impresa l'ho fatta, ma è tutt'altra cosa organizzare una struttura del genere, siccome è lo stesso dottor Panzetti che viene da un mondo completamente differente. Oggi abbiamo le idee chiare e probabilmente siamo pronti per fare il salto di qualità. Davvero oggi rispetto al giorno di lavorazione, oggi è ancora il momento ancora più felice, perché oggi vediamo la scuola viva, vissuta dagli addetti lavori, perché lavori sono i ragazzi, e avere la sensazione, a percepire la possibilità che questi ragazzi un giorno avranno un futuro grosso grazie a questa struttura è un motivo di vanto per questa amministrazione. Grazie. Grazie. Grazie davvero al sindaco, facciamo girare i microfoni. E intanto oggi è una giornata molto importante perché c'è una scuola in Italia che è un'eccellenza del nostro paese, prepara i ragazzi ad un percorso di vita che in questo momento è molto al centro dell'attenzione mediatica. Io lavoro in televisione, lavoro alla radio, conduco dei canter da 10 anni. E ho visto proprio lievitare, crescere il fenomeno della cucina in televisione, però attenzione, molti presi da questo spirito, da queste icone che diventano poi globali, che diventano vincenti, pensano poi che la verità sia quella. La televisione è sempre finzione, di vero c'è sempre poco. Attenzione, non fatevi prendere da falsi miti. Non pensate che sia la scorciatoia per arrivare al successo. Per arrivare lì ci vuole tanta fatica, a parte alcuni casi come il Grande Fratello o come altri reality, dove si mette in mostra quello che si ha, ma lo spettacolo è quello. Attenzione, perché tutti quelli che sono usciti dal Grande Fratello poi in realtà sono tornati da dove sono venuti, hanno vissuto un momento di notorietà pazzesca senza le basi. È come se tu costruissi una casa senza le fondamenta, può essere anche bella ma dopo poco cade, e quando cade fa danni. Sta succedendo così anche nel mondo della cucina. Ci sono chef improvvisati che vanno in televisione, che per un po' sono famosi, toccano il cielo con un dito, ma poi ricadono negli inferi, e quando si sta giù, dopo essere stati su, si sta molto peggio. Io questo l'ho vissuto sulla mia pelle. Per poter arrivare in alto bisogna creare delle basi fondamentali. In cucina le basi sono sicuramente importantissime, anche perché è un lavoro di grande fatica, è un lavoro di sacrificio. Quando gli altri godono, chi fa cucina soffre. Addirittura io un giorno, parlando con molti chef, qua ce n'è uno importante come chef Tona, ho chiesto: ma chi ve lo fa fare? Siete dei pazzi, siete dei buoni samaritani, siete vocati al martirio. Pensate lavorare in un ristorante, in un luogo di vacanza. Arrivano allegri, contenti, abbronzati, sono andati al mare tutto il giorno, si siedono, pretendono, chiedono. Voi non siete stati al mare, siete stati a comprare le materie prime, le avete dovute scegliere, siete stati a lavorare in cucina con il caldo, la fatica,
e poi li dovete pure servire, dovete essere anche bravi a fare questa cosa qui. Quando loro vanno via, voi dovete pulire, sistemare, e quando è tutto finito, voi avete il momento libero. No, ma non c'è più nessuno in giro, è notte, è tardi, gli altri sono già andati a dormire, è già chiuso la discoteca, è il locale vario. Ma questo voi lo fate per passione, quindi si parte sempre da una passione. C'è una canzone meravigliosa di De André che dice: la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie. È un pezzo, io potrei andare avanti e cantarvela tutta, ma non è piacevole ascoltarmi. Ma questo che cosa vuol dire? Che la passione muove le montagne, fa andare oltre. Per arrivare a fare qualche cosa partendo dal motore della passione ci vuole la scuola. C'è un luogo, è a Parma, guarda caso, Food Valley, il centro del mondo per quanto riguarda la gestione di tutto ciò che l'agricoltura ci regala, è proprio Parma. Vicino a Parma c'è Colorno e c'è una reggia meravigliosa che è stata trasformata nella scuola più importante che ci sia per quanto riguarda la cultura dell'enogastronomia. Lì si formano i ragazzi, ma si formano i grandi chef vanno a insegnare, ma vanno a scambiarsi esperienze. È un luogo di incontro, di contaminazione. Lì si crea la vera grande cucina italiana, e oggi Alma sposa questo luogo. C'è gli MSAPICA, sembrano i due poli, no? Uno al nord, uno al sud. Uno vocato all'Europa, verso l'Europa, sempre più verso l'Europa, l'altro al centro, nel cuore del Mediterraneo. Mediterraneo è il grande mare nostrum, che è anche la culla di tutte le sapienze, la vita, la cultura. Tutto ciò che noi viviamo adesso è nato nel Mediterraneo. Non ci sarebbe niente se non ci fosse questo luogo, che un tempo era un lago, poi è diventato un mare piccolo, chiuso, aperto, con due porte fondamentali di comunicazione, una verso oriente e l'altra verso occidente. Un luogo ricchissimo. Al centro di questo mare c'è l'Italia. L'Appennino centrale è la spina dorsale dell'Europa e la spina dorsale del Mediterraneo. Tutto ciò che di culturale si è sviluppato nel mondo parte da qui, parte dalla Grecia, ma la Grecia aveva scelto questa zona per farla diventare Magna Grecia, superiore, più grande. La Grecia aveva scelto questo luogo per farla diventare Enotria, la terra del vino. I greci venivano qui a coltivare le terre per avere i prodotti migliori. Là dove è nata la democrazia in Grecia, quella vera, di qua dal mare, pensate, questi attraversavano il mare, non è che l'attraversavano con i motoscafi o con i traghetti o con l'elicottero o con l'aereo. Barche a vela e a remi attraversavano il mare per venire qui, perché qui c'era la terra migliore. Questa è la terra dell'agricoltura, da qui si è sviluppato tutto. E che cosa c'è qui al centro? C'è la MSAPICA e c'è questa scuola. Di là il ponte verso l'Europa, di qua un ponte verso il futuro basato sul passato. Non dimentichiamo le nostre origini, non dimentichiamo le nostre radici. Credo che sia... suonano giù di sotto, proprio c'è la trasmissione, sì, molto movimento. Credo che non ci sia niente di più giusto che questo rapporto. Ma è sottolineato questo da questo momento, sì, dai tamburi. Eccellenza di cultura e di formazione per un futuro migliore. Bravi,
Vorrei ringraziare lo chef Torre e passargli la palla. Chef. Grazie, grazie di essere qua. Anche tu sei geneticamente modificato. Sono stato altro che modificato geneticamente. Da sempre ho parlato senza microfono, perché è una voce abbastanza importante, tant'è che mi sentivano spesso nel cortile di Alba, dalle aule. Questo lo può dimostrare Laura De Rosa, che anche lei il fatto di voce e di tonalità non manca. Benvenuti in questo luogo, perché questo luogo è un luogo molto speciale, ricorda un po' l'Alba di 10 anni fa, perché l'Alba di 10 anni fa partiva in un luogo molto ameno, questa reggia di Colorno, e molto speciale l'impatto. Fare una scuola in una reggia è sempre stato il sogno dei grandi, ma non solo farci una scuola, ma vivere una reggia. Quanti di noi da piccoli non ha pensato di essere un principe, un re o una regina? E quindi arrivare a Colorno era diventare re. E poi quanti di noi hanno approcciato il mondo del cibo sempre? Il cibo è l'essenza stessa della vita, il lavoro più bello del mondo, perché alimentare gli altri è il lavoro più bello del mondo, il lavoro delle mamme, che è il lavoro più importante. E quindi in un luogo così speciale farci anche il lavoro più speciale in assoluto. Difatti Alma nasce come scuola di cucina, con un corso piccolino ma con una grande potenzialità data da chi ci lavorava dentro e da chi aveva il timone di questo progetto. Esattamente come il timone di questo progetto è in mano solide e forti. È ovvio che da niente non parte niente. Cosa serve? Sicuramente quell'anima fondamentale, perché se tu non credi in qualcosa non riesci a produrre niente. Quell'anima che ti fa fare 16 ore di lavoro e essere felice lo stesso. Quell'anima che ti fa rinunciare alle vacanze per farle quando il momento non è ideale. Quell'anima che ti fa vedere oltre una nebbia e ti fa scoprire qualcosa di speciale. Ecco, quello che abbiamo messo in campo ad Alma è proprio questo: vedere oltre, guardare vedendo. E per imparare i mestieri bisogna guardare vedendo. Non ho ultima cosa, Alma nasce in un luogo nobile, come i conventi, luoghi nobili dove l'arte e il mestiere sono il fondamento principale, perché i grandi nobili si appoggiavano ai grandi artigiani. C'erano luoghi dove c'erano i bottai, c'erano i falegnami, c'erano i soffiatori di vetro, così come nei conventi c'erano i frati che facevano l'arte del mestiere, i cesellatori di una professione. Uno dei progetti ultimi di Alma è proprio quello di riconoscere questo valore e mettere in campo un riconoscimento ai mestieri d'arte, presentato ieri appunto a Colorno. Questo per dire che questo è un luogo di mestieri d'arte, e i mestieri d'arte sono la cucina, il vetro, il mosaico, l'ebanismo. Quindi mestieri dove serve una cosa fondamentale: le mani. E le mani sono guidate solo dalla testa. Poter fare un'opera d'arte deve essere un'opera culturale prima che operativa. E quindi il discorso fatto prima sulla TV ed espressione della cucina attraverso i canali televisivi non è sicuramente né un'espressione di cultura né un'espressione di artigianalità. È solo un momento ricreativo, come dei bambini che giocano col cibo per conoscerlo, ma non è l'espressione di questa professione.
Ed è per questo che questa professione si impara nelle scuole, attraverso la cultura e la storia, applicata con una manualità precisa e perfetta. Quello che vuole fare Alma è costruire un corso dove si insegni la manualità, ma non solo, si insegni la cultura di un prodotto, si insegni a riconoscere un prodotto, si insegni a conoscere la stagione dei prodotti, si insegni a vivere quel prodotto rispettandolo. Perché il cibo va rispettato e se non si rispetta non si sta facendo il proprio mestiere. Quindi la cultura, la storia, il bacino greco, sicuramente sono tutte cose che continuano a permeare la nostra Italia di grandi valori. Quello che devono fare le figure come voi, come noi, è far sì che quei valori diventano capisaldi di un'identità italiana. Nel mondo oggi la cucina italiana è quella più ricercata in assoluto e l'approccio che c'è verso questo mestiere ne è la prova continua. Sono sempre di più quelli che vogliono fare un'esperienza di cucina, sono sempre di più le persone che vogliono fare corsi altamente professionalizzati. AMA è partita con 17 allievi, oggi sono 1200 l'anno, 17 allievi l'anno, 1200. Perché? Perché abbiamo messo in campo una verità e un approccio serio ad un progetto. Questo è quello che è il valore più alto in assoluto. Quindi la difesa dell'identità italiana attraverso una grande professione e va portata nel mondo, perché la ricerca nel mondo di questa professione è altissima e non ci può essere un approccio banale. È la cucina più ricercata ma anche la cucina più bistrattata. E allora formare, partendo dalle basi, quelli che sono i futuri campioni di questa professione è l'essenza stessa di voler fare l'insegnante. Lasciare un segno indelebile che porti a crescere nel modo corretto. E sicuramente la scuola ne è il cardine primario. Le basi sono il fondamento stesso per poter stare in piedi. Se non si hanno delle basi solide non si può fare. Ieri ho incontrato un ragazzo a Bari, a Italy, ed è uno che ha fatto il corso tecniche di base a Colorno 2 anni fa e ha aperto un piccolo bar a Bari. E una delle cose che mi ha detto, come mi ha incontrato, io l'esperienza della scuola vissuta come lì è stata un'esperienza che mi ha cambiato l'approccio della vita. Faceva il commerciante di pesce, ha aperto un bar, il suo progetto futuro è aprire un ristorante. Questi sono i passi. Vendeva il prodotto lo conosceva già, gli mancava l'anello di congiunzione tra il prodotto e la trasformazione. Questo è quello che si vuol fare in questo territorio. Con quali vantaggi? Il vantaggio è che il prodotto ce l'abbiamo qui. Il prodotto è il territorio stesso. Il prodotto nasce, finisce, si costruisce in questo territorio, ma viene finalizzato da chi vive questo territorio. Perché spesso noi giovani abbiamo sempre l'idea di vedere sempre lontano le cose, senza guardare quello che si ha intorno, il valore di quello che si ha intorno. Ecco, AMA oggi vuole valorizzare questo luogo, questo territorio e le persone che vivono in questo territorio, cercando di far sì che questo sia espressione reale di una propria conoscenza. Grazie allo chef Torre. Io do il benvenuto a questi altri ragazzi che sono arrivati in questo momento. Vi stanno dicendo che è l'Istituto Alberghiero di Molfetta. Ragazzi, fatemi un applauso.
Ecco, salutiamo il vicepresidente nazionale della FIC, Giacomo Giancastro. Diamo la parola a questo punto a colei che è già stata chiamata in causa, famosa per questa sua voce, ma detto che la sentono ovunque nella provincia di Parma quando grida. È Laura De Rosa, che è la responsabile dei corsi dell'ALMA, responsabile di studenti. Mentre per gli altri ho fatto un cappello di apertura per il sindaco, un'apologia, invece a Laura faccio una domanda. Cara Laura, credo che sia abbastanza particolare questo momento perché, come possiamo vedere anche dalla scuola che stiamo ospitando, anche dalla sala Gremita di giovani, mai come in questo periodo ci sono tanti ragazzi che credono nella scuola alberghiera, credono nelle scuole di formazione per la ristorazione, per la cucina, per il servizio. Credo che sia un bel momento, finalmente qualcuno si è accorto che abbiamo un patrimonio, abbiamo un tesoro ed è il momento di farlo vedere a tutti. Quindi prima abbiamo parlato della cucina in televisione, l'abbiamo anche un po' stigmatizzata, però alla fine qualche cosa è stato fatto. Se il riflettore è stato acceso su una nostra vocazione, bisogna essere bravi e bisogna saperlo mantenere sempre ben luminoso. Certo, ci si è accorti che senza formazione si arriva poco, davvero poco lontano. E una cosa giustissima è stata detta prima, e che forse non pensi comprendere nei giovani di oggi, che vedono in TV tanta cucina, tanta pasticceria, il mondo del vino, come il mondo dei desideri, no? La cucina adesso è diventata un po' una moda. Però attenzione, perché come si diceva, il cammino per arrivare a diventare professionisti è veramente, veramente duro. Ora, io sono molto contenta, no, di essere qui in Puglia, nella mia terra, a presentare, se così vogliamo dire, i percorsi formativi che ALMA offre, ma anche di questa collaborazione che io spero vivamente decolli il prima possibile con grande partecipazione da parte vostra. Perché voi siete il futuro della Puglia. Di che cosa mi occupo io in ALMA? Io ho il contatto proprio con ragazzi come voi. Faccio quasi tutti i giorni presentazioni agli istituti alberghieri e puntualmente sono istituti alberghieri del centro-nord. Il sud vuoi per la distanza geografica, vuoi per il momento di passaggio, crisi, no? Particolare, vengono un po' meno, e quindi l'idea di creare, di riprodurre una scuola di cucina messa così bene in questo contesto meraviglioso è pazzesco. Cioè, facciamo davvero in modo che la professionalità arrivi anche al sud. Perché sempre il centro-nord deve volare? Il sud deve farcela adesso. Considerate che noi per i corsi liberi a Colorno ammettevamo fino a qualche tempo fa la formazione superiore i neodiplomati agli istituti alberghieri. Ahimè, negli ultimi anni, a partire dal 2011, non è più così, perché arrivavano a noi, lo chef Tona, il direttore didattico può confermarlo, arrivavano a noi studenti sempre meno preparati. Quindi, piuttosto che mandarli in difficoltà dopo un mese, perché hanno un bel sistema rigoroso di educare questi studenti, dopo un mese, ahimè, abbandonavano i percorsi perché non avevano costruito solide basi all'interno degli istituti alberghieri. Diciamocelo, ragazzi, gli istituti alberghieri sono in netta difficoltà per mancanza di fondi, Non si ha più la disponibilità dei laboratori, c'è stata una nuova riforma, non si vendono più materie prime. Certo, il sud sotto questo aspetto potrebbe essere avvantaggiato, ma ahimè i laboratori sono gli stessi di 10-15 anni fa. Nel frattempo invece la tecnologia progredisce, quindi gli studenti del sud continuano a restare indietro. Questa scuola invece può darvi davvero l'opportunità di acquisire le basi, e una volta acquisite quelle non vi ferma più nessuno. È il concetto che si diceva prima di costruire una casa.
È vero, non puoi appenderci già porte e finestre se non getti le solide fondamenta, perché prima o poi crolli. Quindi il mio in bocca al lupo a tutti questi studenti per la maturità, ma soprattutto che tirino fuori la volontà di migliorare. Per l'aspetto economico ci si organizza, perché sono momenti difficili per tutti, difficili per le scuole, difficili, estremamente difficili per le famiglie. Però se mio figlio mi dovesse chiedere di frequentare una scuola per diventare un professionista, io farei tutti i sacrifici del mondo per farglielo fare. Quindi è lo stesso che dovete fare voi. Se veramente volete arrivare da qualche parte, le famiglie vi appoggeranno senza aiuto. Puoi chiedere aiuto, non costa nulla, no? Come si dice, domandare è lecito, rispondere è cortesia. Quindi fate leva su voi stessi, fate venire fuori questa passione per chi ce l'ha chiaramente, per chi ce l'ha, per questo mestiere è fatto davvero per coloro che vogliono arrivare. Grazie. Grazie a Laura De Rosa, che è la responsabile dei corsi dell'ALMA di Colorno e lavorerà in collaborazione con questa fantastica scuola mediterranea. Io lo dico all'italiano, mi piace chiamarla scuola mediterranea di cucina, che è qui a Cedia Messapica. C'è il dottor Panzetta, che ne è il gestore, è qui con noi. Qualche anno fa, forse un paio di anni fa, passando da queste parti, parlando poi con Antonella Ricci ma anche con il mio sindaco, io dissi: cavolo, manca qualcosa da queste parti, manca il punto dove mettere la punta del compasso. Se voi mettete il compasso, accendete Messapica, puntate il compasso, fate un cerchio e trovate una serie di eccellenze meravigliose. Martina Franca, le bombette, poi di là c'è la terrazza che ha una vista meravigliosa sulla Valle d'Itria, da un'altra parte è un'altra eccellenza. Mancava però proprio il fulcro, e guardando il territorio io dissi: ma il fulcro è Cedia Messapica. Il fulcro, sia per la bellezza del centro storico, la bellezza delle campagne, questa posizione un po' sopraelevata, il vento, ma soprattutto l'enogastronomia. In questo momento sta tirando tantissimo l'enogastronomia. Cedia Messapica deve diventare il luogo dell'enogastronomia pugliese, il centro dove trovare tutto, dove venire e in una giornata mangiare magari al fornello, poi passare per strada e scoprire che cos'è il cibo da strada pugliese, perdersi nelle campagne, assaggiare il vino e l'olio, tutto qui. Il centro deve essere questo. Qualcuno ci ha pensato, ha creato questa scuola. Pensate che qui è il luogo dove piantiamo il compasso per vivere un'esperienza unica. Ormai il turismo non è più il turismo di una volta, morti e fuggi, vado, vivo la settimana di vacanza al mare, la spiaggia. Ora si vuole fare l'esperienza. Quindi possiamo dire, lo chiedo a te, dottor Panzetta, possiamo dire che la scuola mediterranea di cucina di Cedia Messapica, il comune di Cedia Messapica, possiamo dire che può essere davvero il luogo dove vivere un'esperienza che rimarrà scolpita nella memoria? Certo che può essere un luogo ideale per iniziare a imparare a diventare un professionista nel settore della ristorazione. Siamo qui per questo. Noi come ente di formazione ormai da 10 anni che cerchiamo informazione in tanti altri settori, ma per quanto riguarda la gastronomia possiamo effettivamente dare il massimo, e questo dare il massimo significa allearsi anche con ALMA, no? ALMA è per eccellenza la scuola di formazione per cuochi, insomma la scuola di formazione per la gastronomia. Quindi oggi, grazie a questa alleanza, insomma, che si sta realizzando, che sta prendendo sempre niente, possiamo fornire il meglio, il massimo anche qui nel Sud Italia, e quindi far diventare Cedia Messapica il centro, come diceva Federico, il centro dell'eccellenza gastronomica. Chiaro che noi per dargli un'offerta di qualità ce la siamo mettendo tutti,
però abbiamo bisogno di ragazzi che ci credano, ragazzi che abbiano volontà, abbiano voglia di avere un sogno e portarla avanti, perché la passione non nasce da solito, ma nasce dalla forza di volontà di realizzare un proprio sogno, quindi di diventare un professionista dell'eccellenza della gastronomia. E noi siamo qui per questo, per darvi una mano. Quindi ragazzi, noi vi aspettiamo però, se non si forse, che partiranno a settembre, quindi settembre-ottobre abbiamo i nostri percorsi, insomma, importanti nelle cartelline, avete già trovato un po' di materiale. Noi siamo qui per questo, come diceva giustamente Anna prima, ci si organizza anche per il discorso economico, non è quello il problema, però è importante capire che i sogni si possono realizzare e noi siamo qui per questo. Grazie. Grazie. Grazie al dottor Panzetta, che è il gestore di questa scuola. Sapete quando si inizia ad invecchiare? Voi siete giovani, ma sapete qual è la differenza tra un giovane e un anziano? È quando si perdono i sogni. Nel momento in cui si perde il sogno, inizia la vecchiaia. Uno può essere vecchio anche a 18 anni, se non ha sogni. Noi dobbiamo continuare ad averlo. Pensate che questo luogo nasce su un sogno, sul sogno di un uomo che è Angelo Ricci. È stato lui un grande cuoco, un grande ristoratore, una persona da sempre legata alla sua terra, non l'ha mai voluto abbandonare, poteva farlo, poteva diventare famoso magari altrove, anche ricco, e invece ha sempre puntato sulla sua territorialità. Il sogno è stato portato avanti dalle figlie di Angelo Ricci, dalla mamma di Angelo Ricci. Io mi commuovo un po' perché loro sono la mia famiglia qui. Io quando vengo qui ho casa. E c'è mia sorella, c'è qua fianco, che è Antonella Ricci, che ha portato avanti fortemente il sogno di questo uomo straordinario, tanto che la scuola è a lui intestata. Antonella. Abbiamo fatto tanti sacrifici e siamo arrivati a questo punto oggi. Vedere tutti questi ragazzi veramente mi commuove. Papà aveva un sogno, lui partecipava allo start-up della scuola Alma, quindi vi parlo di 20 anni fa, forse chef, no? 20 anni fa, faceva su e giù da Cedia Pestapica con la valigia di cartone, arrivava lì insieme a tutti i suoi colleghi e si parlava di cucina, di gastronomia, insieme a Nadia Santini, insieme a Gualtiero Marchese, insieme allo chef Tona, quindi tutti quanti insieme hanno portato avanti questo progetto. Quando tornava a casa papà sempre diceva, ma come mai qui al sud non si riesce a fare la stessa cosa, no? Dovremmo un po' crederci, abbiamo una miriade di prodotti, giustamente anche al nord ce n'hanno, però al sud siamo ancora più fortunati. E quindi quando veniva a casa ne parlavamo in famiglia, ci si sedeva davanti a un tavolo, si mangiava tutti insieme, il famoso piatto menzano che abbiamo lanciato nell'apertura della scuola, non a caso l'abbiamo pubblicizzato in questo modo. Perché mezzare significa stare tutti insieme, mettere il piatto al centro, parlare e discutere. A casa mia si è sempre fatto così, ci si sedeva a tavola, si discuteva. Allora papà diceva, da qui bisogna partire per fare un grande progetto. Il progetto è stato sposato dalle varie amministrazioni, però non tutti hanno capito lo spirito della scuola, della vera scuola di formazione. Invece diciamo che questa amministrazione ci ha supportato in tanti capricci, perché capricci ce n'erano tantissimi, ognuno la voleva in un certo modo, però l'idea era quella proprio, 100 volte al giorno, lo so, però ci siamo riusciti, siamo partiti, stiamo facendo il weekend del gusto, perché comunque ci serve che la scuola abbia un inizio, e siccome abbiamo iniziato nel periodo estivo, adesso l'utenza non poteva essere quella vostra, dei professionisti che si approcciano alla scuola. L'utenza doveva essere sempre quella del turista di passaggio, giusto per far conoscere la scuola. Ecco perché ci siamo inventati questi weekend del gusto. E oggi pomeriggio Fede terrà una lezione di avvicinamento al vino, proprio così, per tutti quanti, per gli amatori, per gli appassionati. Il nostro intento principale è quello di portare i ragazzi a scuola, popolare questa scuola di giovani, di ragazzi che cominciano dalla mattina alle 8 e finiscono
cucinare, a provare a sperimentare in cucina con noi, con i docenti, con diciamo una vera e propria scuola. Avete visto, abbiamo delle postazioni bellissime, la location è bellissima, speriamo che decolli. Adesso sta un po' a tutti quanti voi cercare di fare una formazione importante. Io vengo da una scuola di cucina come la vostra. Io sono diplomata all'Istituto Alberghiero come privatista, sono laureata in scienze economiche e bancarie, però ho frequentato una scuola di cucina come questa in Francia, da Paul Bocuse. Voi sicuramente tutti conoscono chi è Paul Bocuse, uno dei più famosi chef al mondo. Ho frequentato una scuola di cucina come questa. Beh, posso dire che dal giorno in cui io sono uscita da questa scuola, io ho capito che volevo fare la cuoca. Prima sì, facevo la cuoca perché comunque aiutavo la famiglia, sono nata in cucina, eccetera, eccetera, però da quando ho terminato il mio corso di studi alla scuola di Paul Bocuse ho capito che avrei fatto la cuoca nella vita. Speriamo che lo facciate anche voi. Grazie, grazie. Allora, Antonella Ricci ha citato Paul Bocuse. Chi vuole fare questo lavoro deve aver letto almeno una volta il libro di Paul Bocuse, che è Cucina di Mercato, che è la pietra miliare. Poi naturalmente si può leggere anche l'Artusi, che non sarebbe male, ma la cucina di mercato è stata inventata da Paul Bocuse. Ci ritroviamo ora dopo 40 anni e siamo ancora a fare tutti cucina di mercato, anzi ci siamo tornati alla cucina di mercato e dovrà sempre più essere così. E pensate che il mercato che avete qui, la Puglia è l'orto d'Italia, il frutteto d'Italia, il granaio d'Italia, l'uliveto d'Italia naturalmente, e da poco anche il vigneto d'Italia. Finalmente si sono accorti che qui c'è un patrimonio che serviva a far diventare grandi gli altri vini. Quindi pensate, il vino toscano così blasonato, il vino piemontese così importante, si è sempre basato sul vino pugliese, che serviva a dare corpo, colore, sostanza, fragranza, sapore. Poi gli altri sono stati bravissimi a farlo diventare il Barolo, il Brunello di Montalcino. Qualcuno ormai ha capito che qui c'è un tesoro e quindi la Puglia è diventato anche l'uliveto, il vigneto d'Italia. La cucina di mercato non può prescindere dalla base, non può prescindere dalla materia prima. Qui ce n'è in modo eccezionale. Credo che la scuola mediterranea di cucina si baserà sul concetto bocusiano della cucina di mercato. Leggete quel libro e già avrete una base fondamentale per andare avanti. Prego, voleva dire qualcos'altro Laura De Rosa? Voleva aggiungere che questa non sarà una normale scuola di cucina, perché se in questa scuola si inserirà il metodo ALMA, sarà la scuola di cucina del Sud, perché si fa vivere agli studenti una realtà quasi lavorativa tutti i giorni. Sarete catapultati nelle attività di pratica di cucina, sarete, consentitemi il termine, gestiti con un metodo quasi lavorativo, tale per cui una volta terminato il corso e inseriti nel mondo del lavoro, quasi non la noterete la differenza. L'altra cosa fondamentale, quindi oltre alle tantissime ore di pratica di cucina, mani in pasta, sarà la disciplina. Il metodo ALMA, ecco, il principale detentore di questo primato del rispetto di queste regole ce l'ha proprio lo chef Dona, e cioè ci sono alcune cose, non proprio militari, molti ce lo dicono, alcuni hanno disegnato l'ALMA come l'ALMA e Trazzo, perché per noi è fondamentale il rispetto degli orari, la pulizia, la puntualità. Sono quelle qualità che acquisiscono i nostri studenti insieme alla manualità che poi fanno la differenza di questi studenti nel mondo del lavoro. Perché ALMA oggi con ragionevole certezza può dire che se un ristoratore si trova a scegliere tra due curricula, uno studente ALMA e un non studente ALMA, sceglie senza neanche averlo provato lo studente ALMA. Perché con lui già viaggiano queste garanzie, il ristoratore di lui già si può fidare.
Poi magari lo prova, in cucina non gli piace, però una chance lavorativa già ce l'ha avuta. Questo è importante, ragazzi, posizionarsi nel mondo del lavoro con professionalità, e queste qualità faranno la differenza di voi nel mondo del lavoro. Precisione, noi li chiamiamo le tre P, no? Precisione, puntualità e pulizia. In Anna, se non hai la barba rasata tutti i giorni, vieni accompagnato alla porta dai docenti. Allora, chef Donna, ti accompagniamo alla porta. No, anche le donne si devono fare la barba. Assolutamente. Questo fortunatamente è un problema che non abbiamo. Però il rispetto e la disciplina per noi, i capelli lunghi, le donne raccolti all'interno della NOC e si assistono a delle lezioni demo, che sono accanto a quelle di pratica, possono averli sciolti ma devono essere lavati. Quindi è un po' Alcatraz, ma la disciplina per noi è fondamentale. Sindaco, abbiamo perso 10 iscritti in questo momento, però va bene lo stesso. Ne abbiamo guadagnati 40. Ne abbiamo guadagnati 40. No, allora, scusate, non dovete spaventarvi, però non a caso si chiama brigata di cucina, non a caso si chiama chef, vuol dire capo, non vuol dire cuoco. Il rigore è importante, la gerarchia è altrettanto importante, viene dalle brigate militari francesi, non è una cosa che è a caso, davvero la gerarchia, la cucina da campo che seguiva le brigate napoleoniche è stata poi ripresa ed è diventato lo schema della brigata di cucina francese. C'è un capo, ci sono i sottocapi, compagnia bella. Ognuno il suo compito. Prima di diventare chef bisogna fare tutta la scala, tutta la gerarchia, va salita con fatica, ed è naturale che ci sia un approccio rigoroso a un lavoro. Dove c'è il caos ci può essere creatività, ma poi non si arriva da nessun'altra parte. Quindi non vi spaventate, è anche piacevole, è molto creativo ed è molto costruttivo. Ora io volevo concludere, poi ridò la parola al padrone di casa per il saluto finale, concludere usando una parola a cui io sono molto legato, che è paradigma. Voi sapete che cosa vuol dire paradigma? Se non lo sapete non c'è nulla di male, è una parola abbastanza difficile, però vuol dire modello del futuro, linea guida. Tracciamo qual è il paradigma del relativo alla Puglia. Pensate che nasce questa parola su un concetto strano, su un ossimoro, altra parola difficile, no? Su un paradosso. La Puglia fa parte del sud d'Italia, il sud d'Italia viene sempre additato come essere il carrozzone al traino, il luogo dove non si fanno le cose, il posto dove c'è l'indolenza. Ebbene, dal punto di vista agricolo, la Puglia è paradigma per tutta la nazione. E quindi ecco il paradosso. Sud, sempre visto come qualcosa di negativo, dal punto di vista agricolo è il modello del futuro. L'Europa guarda la Puglia dal punto di vista agricolo e impara dalla Puglia. In Puglia ci sono il numero più alto di iscritti alla facoltà di agricoltura, in Puglia c'è un ritorno virtuoso alla terra, i giovani in Puglia sono stati sostenuti con attività di spin-off per un ritorno alle origini, però fatto con l'intelligenza e la sapienza del mondo attuale, quindi la rete, i collegamenti, quindi il futuro. Ed è per questo che io dico paradigma. In Puglia ci sono le attività didattiche, le masserie didattiche, le masserie sociali. In Puglia funzionano i GAL. In altri luoghi questi posti non funzionano. E a parte la cosa di studio,
le prime borse di studio vanno già allocate. Ah, esatto, quindi già una bella notizia, le prime borse di studio partiranno proprio dal GAL. E quindi questi sistemi, queste idee, questi progetti in Puglia funzionano, in altre zone d'Italia non funzionano. Le strade dei vini e dei sapori in Puglia funzionano, in altre zone non funzionano. In altre zone sono perdite di denaro, perdite di energia. Qui hanno funzionato e continuano a funzionare. I microfoni un po' meno, però ci adeguiamo lo stesso, presto funzioneranno anche quelli. Per concludere, segnate un paradigma, è importante come parola, perché è un modello di futuro. Qui c'è il paradigma. E guardate caso, ragazzi, ci siete voi che siete giovani, voi siete il nostro paradigma, siete il modello del futuro e noi dobbiamo aiutarvi a crescere. E qui lo stanno facendo. Un'amministrazione che non punta sui giovani è un'amministrazione miope. A te, Stefano. Carni, selvaggina da piuma, da pelo, manzo, maiale, vitello,
quando si tengono le lezioni in Asia del maiale, Tona, arriva proprio il maiale in aula, arriva, perché bisogna leggere dalla carta di identità, sapere conoscere ogni pezzo del maiale, ho preso come punto di riferimento il maiale perché non si butta niente, no? È risaputo. Quindi saper nominare ogni pezzo di carne, saperlo tirare via con le tecniche di macelleria da quell'animale, saperlo gestire. E magari sapere anche che destinazione d'uso può avere in cucina quel pezzo di carne. Perché ho tralasciato le uova? Ho lasciato le uova perché le uova in cucina sono importantissime, no? Sia per la produzione della pasta fresca all'uovo, sia perché per noi nelle basi di cucina rientrano le omelette, l'uovo pocerone, in camicia. Quello è l'unico momento in cui i nostri studenti si avvicinano alla stufa, quando si tratta delle uova. Pensate che per una lezione di training sulle uova in Alma, ma sarà penso la stessa cosa qui giù in Puglia, saltano qualcosa come 20 cartoni di uova. Avete presente un cartone di uova, quante uova contiene? Benissimo, sì. 300. Una lezione di training, ok? Quindi perché l'esercizio dovete toccarla la materia prima, imparare a lavorarla. Alla fine del corso di tecniche di base ci sono poi due opportunità. La prima è quella di inserirsi immediatamente nel mercato del lavoro, partendo dalla base di quella famosa piramide gerarchica di cui si parlava prima, che è l'aiuto cuoco. L'aiuto cuoco che prepara tutti gli ingredienti, poi c'è il cuoco che li mette insieme in pentola e in padella. Prima opportunità, finisco il corso di tecniche di base, ho nelle mie mani le tecniche di base, posso inserirmi in un ristorante con cognizione. Seconda opportunità, ho scoperto con questo corso che devo arrivare da qualche parte. Mi ha talmente entusiasmato perché questo è quello che voglio fare da grande. Esiste l'opportunità, chiaramente per chi ha poi le possibilità, di inserirsi nel nostro corso superiore di cucina italiana. O, se partirà, nel corso superiore di cucina mediterranea, quindi restare sempre nel territorio. Adesso ho visto quello che c'è prima, voglio vedere come si diventa cuoco, e questo poi è il percorso molto più complicato, che è quello del corso superiore di cucina italiana, o così come sarà strutturato quello di cucina mediterranea. Grazie. Grazie per i saluti, sono stanchi, hanno già dato l'opportunità di gli abbiamo tolto una giornata di studio, quindi già grazie per aver fatto tanti chilometri per venirci a trovare. Grazie professori, grazie a professori, grazie. A questo punto l'augurio che posso fare a questi ragazzi, possiamo farci, è quello di rincontrarli magari tra qualche anno. Magari qualcuno ci riconosce ancora, sono già diventato vecchiotto, un altro anno di amministrazione, non mi riconoscevo più io, e ci possono ringraziare per l'opportunità che gli abbiamo dato, perché io spero, ma è quello che è l'intendimento di tutti noi, che loro davvero possano creare le condizioni per avere un futuro rosso e per avere quei risultati che ognuno di loro si aspetta. Quindi auguri a tutti i ragazzi e grazie ancora a tutti gli istituti, ai nostri professori.